Amici di TechAndroid.it, benvenuti in questa nuova recensione dove andremo a scoprire lui. È l'Oppo Reno 10 Pro. Lo abbiamo testato per oltre 2 settimane, abbiamo scoperto pregi e difetti, soprattutto i pregi, ma non vi spoilerò altro, andiamolo subito a scoprire dopo la sigla iniziale. È passata solamente una settimana da quando Oppo ha svelato il suo ultimo gioiellino tecnologico in Italia, l'Oppo Reno 10 Pro 5G. Questo nuovo smartphone porta avanti l'iconico design sottile e leggero della serie Reno, ma con un tocco di comfort e lusso in più. Il suo design curvo in 3D, uno spessore di 7.89 mm e un peso di 185 grammi lo rendono un dispositivo esteticamente premium e comodo da tenere in mano. Ma ora andiamo a parlare della parte anteriore e del display. Sul fronte del dispositivo si trova un display curvo 3D da 120 Hz con un rapporto schermo-corpo che è leader nel settore. Si parla di circa il 93%, con il bordo inferiore di 2.32 mm e i bordi che si trovano rispettivamente a sinistra e a destra di soli 1.57 mm. Il display garantisce un'esperienza visiva coinvolgente e senza limiti. Il display da 6.7 pollici offre un'alta frequenza di aggiornamento a 120 Hz che può essere aggiustata utilizzando l'apposita impostazioni nel menu e un supporto per 1 miliardo di colori, creando un'esperienza visiva più reattiva, dettagliata e realistica. Lungo i bordi troviamo il tasto di accensione e spegnimento, il tasto per regolare il volume, mentre nella parte alta troviamo il microfono con un sensore infrarossi che può essere utilizzato appunto per controllare tutti quei dispositivi che utilizzano tale tecnologia, mentre nella parte bassa è presente il secondo microfono, l'ingresso per lo slot delle micro SD, possiamo installare fino a 2 micro SD all'interno, e l'unico speaker presente sullo smartphone, quindi avremo un audio mono. Che non è all'altezza magari di altri top di gamma che utilizzano la tecnologia stereo. Andando sulla parte posteriore notiamo subito la colorazione grey, disponibile anche nella colorazione purple. Ci accorgiamo subito che questa colorazione conferisce allo smartphone un aspetto che trasmette calma e tranquillità. La parte posteriore Reno 10 Pro 5G è caratterizzata da un design bicolore intorno alla fotocamera ottenuto attraverso una tecnica avanzata di fusione che utilizza materiali in vetro e metallo. La parte superiore di quest'area ospita la fotocamera principale, mentre la metà inferiore è dedicata alla telefoto portrait camera e alla ultra wide angle camera da 112 gradi. La fotocamera anteriore per selfie invece è da 32 megapixel e è dotata di un sensore aggiuntivo IMX709. Questo sistema di fotocamere permette agli utenti di catturare facilmente foto nitide e dettagliate in qualsiasi situazione. Noi abbiamo testato appunto la fotocamera e ci siamo immediatamente accorti della qualità delle foto, soprattutto di notte, proprio grazie anche al suo zoom ottico 2x che consente di scattare foto ad alta risoluzione con una lunghezza focale professionale di 47 mm, catturando ritratti naturali ed evitando distorsioni per un realismo sorprendente. Le lenti utilizzano un processo di rivestimento per rotazione per creare una pellicola assorbente per la luce infrarossa che aiuta a ridurre i riflessi e aumentare la purezza dell'immagine della foto che stiamo appunto scattando. Inoltre il sensore RGBV IMX709 della fotocamera è in grado di raccogliere ancora più luce, consentendo agli utenti di scattare ritratti luminosi e nitidi anche in ambienti bui. Se l'utente sta scattando ritratti in mezzo a una folla o con uno sfondo complesso, la fotocamera permette di evidenziare il soggetto e farlo risaltare. Ma non solo, Oppo ha inserito all'interno anche il Portrait Expert Engine, una tecnologia che ottimizza l'intero processo di ripresa dei ritratti in aree
e chiavi, come il riconoscimento e la segmentazione dell'oggetto, la conservazione del tono della pelle e la nitidezza dell'immagine. Questo è reso possibile grazie agli algoritmi di risoluzione di intelligenza artificiale che Oppo ha inserito all'interno del software. Grazie a queste ottimizzazioni ogni utente avrà la possibilità di catturare ritratti davvero fedeli ed impeccabili. All'interno dell'Oppo Reno 10 Pro 5G troviamo lo Snapdragon 778G 5G che offre prestazioni di calcolo potenti e un'esperienza 5G molto veloce, garantendo un consumo energetico ridotto. Infatti durante i nostri test non abbiamo avuto alcun tipo di problema ad arrivare a fine giornata con la batteria ancora con il 5% residuo. Insieme al sistema di raffreddamento ultraconduttivo a camera di vapore che è stato perfezionato, tutti gli utenti possono fruire di applicazioni più pesanti senza sacrificare il comfort o le prestazioni. All'interno sempre del nostro Oppo Reno troviamo ben 12 GB di memoria RAM che possono essere espanse fino a 24 GB utilizzando l'espansione di memoria presente nell'apposito menu. Inoltre, Oppo ha inserito all'interno del nostro smartphone il Dynamic Computer Engine. È una tecnologia molto particolare che è in grado di aumentare la velocità di accesso alla memoria dello stesso fino a 16 volte la capacità precedente grazie alla funzione di allocazione dinamica della memoria. È possibile mantenere in esecuzione ben 40 applicazioni in background. Andiamo ora a parlare invece della ricarica. L'Oppo Reno è dotato della tecnologia SuperVOOC TM Flash Charge da 80W. Infatti troviamo nella confezione proprio l'alimentatore da 80W che vi ricordo che deve essere utilizzato sempre con il cavo in dotazione per permettere la ricarica rapida. Lo stesso consente di caricare il dispositivo al 100% in circa 28 minuti, quindi è rapidissimo. Per la prima volta il chip per la gestione dell'alimentazione di Oppo, SuperVOOC S, è stato aggiunto alla serie Reno. Questo chip combina 6 funzioni tra cui la ricarica, la scarica, la decodifica, il reset e la protezione della batteria grazie a un interruttore automatico in un singolo chip, contribuendo a ridurre la quantità di spazio occupato dai componenti di ricarica rapida all'interno del telefono fino a 45% e portando l'efficienza di scarica della batteria fino al 99,5%. Parliamo invece del sistema operativo. Abbiamo Android 13 con la personalizzazione Color OS 13. Grazie proprio al nuovo sistema di Oppo ci sono tantissime nuove funzionalità con un'interfaccia davvero semplice e una user experience smart ed intuitiva. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa recensione. Come avete visto, mi sono soffermato principalmente sulle caratteristiche hardware di questo Oppo Reno 10 Pro. Perché? Come funzionalità non c'è assolutamente niente di nuovo che non abbiamo visto in passato. Color OS 13, Android 13, abbiamo fatto diversi focus, li trovate sul nostro canale, su TikTok, su Instagram, quindi vi invito ad andarli a vedere. Per il resto, l'unica novità inserita all'interno di esso sono riguardanti appunto l'hardware, quindi fotocamera, ricarica rapida e raffreddamento a camera di vapore e sicuramente il display. È tornato il display curvo con un refresh rate da 120 Hz, quindi è molto molto fluido. E diciamo, perché acquistarlo, perché non acquistarlo? Allora, acquistarlo, i punti a favore sono che ricarica rapida, display molto luminoso in grado di visualizzare veramente le foto in modo perfetto, potete giocarci tranquillamente, il raffreddamento a camera di vapore non surriscalda il telefono, avete visto anche il test che abbiamo effettuato con la termocamera, la ricarica rapida vi consente di ricaricarlo in brevissimo tempo, la batteria 4600 mAh vi permette di arrivare tranquillamente a fine giornata e quindi è un dispositivo sicuramente sotto questo punto di vista molto avanzato anche per le foto, anche per i video. È in grado di scattare delle foto, come avete visto, molto molto belle, sia in condizioni diurne che in condizioni di scarsa luminosità, quindi ve lo consiglio se state cercando un camera phone.
E perché non acquistarlo? Io non ho trovato lati negativi. Logicamente non lo reputo il top di top di gamma, quindi diciamo che stiamo parlando, a mio avviso, di un medio alto gamma su questo telefono. Ma il punto a favore e sicuramente il punto di forza di questo telefono è il prezzo. Mentre tutti i produttori stanno alzando i prezzi alle stelle, stiamo parlando di telefoni che sono arrivati a 1500 euro, non sto qui a fare nomi, ma sicuramente lo sapete, lui lo potete acquistare in preordine a 585 euro. Quindi un prezzone veramente, 585 euro, avete un telefono, come vi ho detto in precedenza, medio alto di gamma, quindi potete giocarci, scattare delle foto meravigliose, avere intelligenza artificiale integrata all'interno, quindi un telefono veramente fantastico sotto ogni punto di vista. Diciamo che abbiamo completato questa recensione, se vi è piaciuta lasciatemi un bel like, commentate qui in basso, iscrivetevi al nostro canale YouTube, canale Telegram, perché domani è il Prime Day e quindi vi consiglio di non perdervi nemmeno un'offerta direttamente sul canale, e arrivederci al prossimo video.